Al Quirinale, Monsignor Borgongini, duca, decano del corpo diplomatico, si intrattiene con De Gasperi. Ricevuti con le loro consorti dal presidente Einaudi, il nuovo ambasciatore nipponico, il ministro delle Filippine. Il ministro Dayton alla vigilia di partire per Atene. L'ambasciatore degli Stati Uniti, signor Banca. Costumi nazionali si mescolano ai vestiti da pomeriggio. L'ambasciatore di Bonn, von Brentano. E quello dell'URSS, Kostilev. Davanti al padiglione il rinfresco. Il ricevimento è ormai tradizionale per l'arrivederci all'inizio delle vacanze estive. Il 2 giugno invece vengono ricevute le alte cariche e i parlamentari per l'anniversario della Repubblica. L'ammiraglio Ferreri, capo di Stato Maggiore della Marina, il Presidente del Consiglio e Pacciardi. Donna Ida fa gli onori di casa. Il Senato è rappresentato da Molè, la Camera dall'onorevole Gronchi. Tra il verde degli alberi, costellazione di tavolini. Sulla terrazza troviamo in questo momento Marras e Rebecchini. Tra i parlamentari, l'onorevole Togliatti. La cordialità della riunione si allea col suo significato solenne di concordia nazionale.